Ed eccoci qua con il nuovo episodio della nostra cicogna disorientata. Sì, perché qua si continua a cercare questa cicogna e io sto preparando dei pranzetti a base di semi e oli essenziali per invitare questo dannato pennuto a venire a bussare alla nostra porta. Ma non l'ho ancora convinta, da qua inizierei a mettere in dubbio le mie doti di chef. Oggi vi voglio parlare di tutto il percorso che una persona inizia a fare quando decide di volere la cicogna. Dunque, perché sì, perché tu ti aspetti, come dicevo, che arriva subito. Quando non arriva subito, inizia a consultare Santa Wikipedia. E Santa Wikipedia, da bravo dispositivo elettronico qual è, o contenitore di contenuti, ti dà un sacco di possibilità. Un sacco di opzioni, per cui ti racconta gli integratori che dovresti prendere, l'agopuntura che potresti fare e tutte queste varie ed eventuali che tu con fede decidi di approcciare. Dunque, noi siamo passati dall'agopuntura a bere l'acqua santa, sì, perché mia madre mi ha portato 1,5 litri di acqua santa benedetta, chiaramente. E mi ha obbligato a, sì ecco, mi ha obbligato anche a confessarmi prima di berla, e, perché insomma secondo lei avevano detto che una persona che conosceva era rimasta incinta, così. Poi abbiamo provato l'agopuntura, siamo andati a farci leggere anche il nostro DNA e mi ricordo che venni a casa dopo la lettura del DNA abbastanza depressa, perché mi tolse il cioccolato, mi tolse il caffè, l'aglio, la cipolla, mi tolse addirittura il sushi del sabato sera. Capite che proprio un disastro su tutti i fronti. Però io ho capito una cosa, in fondo ho capito che ognuno di noi questo percorso lo deve fare da solo. Perché puoi prospettare, puoi approcciare, puoi abbracciare moltissime terapie alternative e vi parla una che non prende nemmeno la tachipirina quando ha l'influenza, per cui il fatto che la terapia ormonale si stia avvicinando a grandi passi per me mi manda anche in scompenso, perché non avrei mai creduto di dover aiutare il mio corpo che invece evidentemente in questo momento soffre di qualche carenza. Il punto focale però, ragazzi, è che secondo me ognuno deve trovare il proprio percorso, quindi ripeto, ho fatto l'agopuntura perché mi era stato consigliato, che per alcune persone era stata miracolosa, ho fatto l'interrogazione del DNA che mi avevano detto vedrai che il mese dopo resti incinta, no, ho bevuto 1,5 litri di acqua santa che mia madre mi ha portato dalla Puglia con furore. Cos'altro ho fatto? Ah sì, mi sono anche fatta pulire laurea. Niente. Bevo acqua di cocco, come potete vedere, mi sbrodolo come una bambina ancora, però nulla è servito. E ho letto recentemente questo articolo che dice che una cosa molto importante nella ricerca del bambino è anche il rapporto che si ha con la mamma. E io ho un rapporto altalenante, mi piacerebbe dire. Io ho sempre amato moltissimo mia mamma. Ci siamo trovate nella situazione di dover crescere insieme, perché mio papà e mia mamma si sono separati che avevo 10 anni e mia mamma era molto giovane quando mi ha avuto, aveva 21 anni, per cui era ancora ragazza, e si è trovata con me che stavo per entrare in adolescenza e con un marito che non c'era più e con una casa da mandare avanti, quindi tra alti e bassi ce la siamo cavata. Mia madre poi purtroppo è stata anche molto male perché si è ammalata di depressione. Io questa depressione non sono mai riuscita ad accettarla, perché non pensavo e non penso che potesse essere risolta
ancora con delle medicine. Pensavo bastasse la forza della mente e tanta buona volontà. Speravo di poter essere io abbastanza come motivo. Scusate, questo è sempre un po' un argomento che mi spezza la gola. Comunque, pensavo di poter essere abbastanza per essere il motivo tale per cui mia mamma riprendesse la sua vita in maniera normale. Così non è stato. Così non è stato e poi sono subentrati tutti i travagli dell'adolescenza, sono subentrati tutte quelle virgole, tutti quegli asterischi che poi in realtà rendono ricco un rapporto. Fatto sta che, facendo un fast forward, no? Ad oggi, cioè mettendo l'acceleratore ad oggi, mi rendo conto che non sono ancora riuscita a perdonarla completamente per alcune scelte e per alcuni atteggiamenti. E questo credo che faccia più male a me che a a lei. Io credo che anche lei soffra molto per questi miei sbalzi di umore, no? Un attimo, perché è molto, molto difficile per me affrontare questa cosa, perché ho sempre creduto di essere nel giusto quando mi approcciavo a mia madre, nel giusto nelle mie carenze, nel giusto nelle rispostacce, nel giusto nel cercare di proteggermi da qualche suo atteggiamento e da alcuni suoi modus operandi che andavano a ledere troppo me stessa. Eppure non mi sono mai resa conto di quanto in realtà anche lei è umana, anche lei è mamma e soprattutto è donna, e come donna ha sofferto tanto e io forse non le ho mai perdonato di non aver superato questa sofferenza mettendomi in primo posto in questa priorità, ma piuttosto ha lasciato che questo dolore per la mancanza di mio padre potesse, e poi per la mancanza dei successivi compagni, potesse comunque travolgerla, no? E quindi io credo che il nodo focale sia, non passa giorno purtroppo, io e mia mamma non discutiamo al telefono per qualcosa, che sia il fatto che io e Alessandro vogliamo trasferirci a vivere in montagna, che sia la gestione della casa, che sia persino come mi trucco, come mi vesto, come approccio a determinate situazioni della vita e come lei approccia a determinate situazioni della vita, perché anche io devo dire sono abbastanza un peperoncino. Fiammo subito. E quindi io credo che ci sia proprio questo nodo che ho capito che è qua e che forse non permette alle emozioni di circolare liberamente e di aprire quindi poi il mio corpo all'arrivo del nostro bimbo. Fatto sta, ragazzi, che è una cosa che fa proprio male. Ieri stavo ascoltando Domenica 5, premessa. Noi non guardiamo Domenica 5, però è successo che abbiamo spento Netflix e a un certo punto, voilà, la grande Barbara d'Urso nazionale si è palesata sui nostri schermi e nel momento in cui Totò Schillaci leggeva un pezzo del suo libro che raccontava di quando sua moglie gli aveva annunciato che aspettava una bambina. E quello che fa più male, mi ha fatto più male, è il fatto che io vorrei subito rendere il mio compagno un papà, perché so che sarebbe un papà eccezionale e un figlio sarebbe il regalo più grande che posso fargli, però non sto riuscendo e questo mi tormenta. Eppure anche lì la chiave di svolta sta proprio nell'accettare questo tormento, credo, no? Nel dire è comunque parte di me, fa comunque parte di ciò che sono, nel bene e nel male, no? La famosa accettazione, al di là di essere sante o non sante, o pazienti o non pazienti, è un lato di me, come lo sono i capelli crespi, come lo sono i denti accavallati, e credo che si tratti solo di
di accettare questo piccolo temporeggiare del mio corpo nel donarmi qualcosa a cui tengo così tanto. Io so che arrivi alla sera, ogni sera, e preghi Dio, tutti i santi, la Madonna, preghi, ho pregato i miei nonni, ho chiesto a tutti, mi sono arrabbiata. Addirittura mi ricordo un giorno che ero da sola in camera e stavo per addormentarmi e mi sono arrabbiata. Mi sono arrabbiata e ho detto, nonni, ma perché non mi ascoltate? Perché non mi date? Che cosa ho fatto? Dove ho sbagliato? Non vi dico gli innumerevoli fioretti che ho fatto per far sì che questa cosa si realizzasse. Però credo che davvero l'unica cosa sia mettersi con la mente calma. Vorrei anche però approcciare il discorso dei dottori, perché ragazzi questa cosa è importantissima. Per esempio, io sono stata seguita da una ginecologa fino ad ora che mi piaceva ma non mi piaceva. Mi piaceva perché era molto simpatica, anche lei amante dei cani, e aveva questo approccio sdrammatizzante, non so se si possa dire, però comunque sdrammatizzava molto tutto ciò che le dicevo e che le chiedevo. Però se io devo pensare bene a quello che ha fatto lei, oltre a farmi fare appunto l'isterosalpingografia, per esempio ci sono degli esami che non mi ha mai fatto fare, o addirittura cose che secondo me dovevano essere ripetute non mi ha fatto fare. E poi appunto la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando l'altro giorno dovevo recarmi da lei in appuntamento, le avevo scritto un WhatsApp, sono arrivata e lei non c'era, si era completamente dimenticata di avvisarmi che quel giorno non era in studio ma in ospedale. Io credo che questo sia sintomatico, ragazze, ma sapete, l'errore umano ci sta, può esserci la dimenticanza, però poi l'ho anche scritto, lei non mi ha mai risposto. Io credo che bisogna trovare qualcuno che segua il nostro percorso in maniera, e qua ritorno alla mamma, in maniera materna, in maniera tenera, perché noi future mamme siamo delle rompipalle a volte, ci possiamo trasformare in mamma, come potrei dirlo, mamma Zillas, tipo, invece che Godzillas, no? Perché inizia a chiedere mille cose, mille dubbi, cioè per esempio, so voi, ma io per esempio faccio la ceretta totale perché ho paura di essere incinta e allora la faccio solamente a fine ciclo, quando sono sicura di non esserlo, per dire. Oppure lo stesso dicasi con la tinta per i capelli, oppure ancora di nuovo lo stesso dicasi per la tinta per le mani, i piedi, perché comunque dico sì, ma poi se lo sono, cosa succede? Faccio del male, per cui aspetto sempre il giorno, no? Dopo il ciclo per fare tutto, quindi spendo queste sproposità in estetiste parrucchiere in un'unica volta, perché così dico almeno questo non posso per tutto il mese, ci do dentro e spero sempre che poi il mese dopo magari davvero non possa farla, perché... Però io mi rendo conto che sono delle mie fisse, perché nessuno mai mi ha detto di non fare la ceretta perché potrei fare del male al bambino. Però ecco, io vi dico, non abbiate paura di trovare quel dottore che vi renda così confortevoli l'essere seguiti da lui o da lei, tanto da poter fare anche quelle domande che vi fanno sembrare delle sciocchine, no? Ecco, per me questa è una cosa fondamentale ed è per questo che ho deciso di cambiare dottoressa, proprio perché in questo momento, come ho detto, che è qualcuno che risponda ad ogni mia domanda, seppure stupida, seppure ossessiva, seppure ti scrivo 10 volte, comunque sia, che tu ci sia, che tu mi dica delle risposte. Quindi sì, credo che la prima cosa sia affidarsi a un buon dottore, la seconda cosa, appunto, integratori ragazze, perché per esempio noi non mangiamo carne, per cui mi sono chiesta tante volte se questo potesse farmi mancare degli enzimi, farmi mancare dei nutrimenti che invece in realtà servirebbero al mio corpo. Per cui ho deciso di integrare, anche qua ho fatto una ricerca
abbastanza ampia e diffusa sull'argomento, venendo a scoprire che la folina che trovate in farmacia e che ogni ginecologo consiglia in realtà non fa così bene perché è piena di petrolati, per cui bisogna anche lì essere molto meticolosi nella ricerca degli integratori che si prendono e scegliere quelli più mirati, più giusti. Per dire, io ho comprato il Natal Ben Plus dopo che mi hanno detto vedrai che rimane incinta subito, sono alla terza confezione, comunque sia. Poi ho mischiato con Omega 3, Rosa Moscheta, insomma faccio dei gran mix. Però poi un'altra cosa assolutamente fondamentale da fare è proprio partire dal presupposto che ogni percorso è personale. Per cui ciò che va bene per la tua vicina di casa o per la tua migliore amica può non andare bene con te. Anche qua, il discorso amiche è favoloso. Io con una delle mie più care amiche abbiamo una chat dove ormai ci chiamiamo il club della mutanda sporca, per dire. E ci raccontiamo nel dettaglio, e vi dico nel dettaglio, dai sintomi, che ripeto sono uguali a quelli del ciclo, perché ciclo, gravidanza, alla fine poi capisci che i sintomi sono sempre quelli, uguali, fino alle perdite. Quindi, oppure anche chi ti scrive, non so, e ti dice, ma non è che forse è ora che ti spicci, perché manca poco, e tu dici manca poco a cosa? Il meglio l'ha toccato chi l'altro giorno dopo una chiamata nella quale io, desolata, dissi non pensavo di metterci così tanto. Mi è stato risposto, nemmeno io pensavo che tu ci mettessi così tanto. No, aspetta, non mi dovevi consolare tu. Comunque ragazze, l'importante è, credo, scegliere la filosofia della felicità. Vale a dire, risolto ogni problema fisico. Perché nei problemi fisici che ostacolano il concepimento io non posso dire niente, io sono in quella categoria in cui siamo entrambi sanissimi, non c'è una patologia, non c'è alcuna causa apparente, eppure non succede. E io credo che in questo caso, io credo che bisogna davvero, davvero focalizzarsi sulla felicità, vale a dire essere più consapevoli dei propri limiti e di ciò che ci rende davvero felici, perché io sono sicura che i nostri fagottini vogliono arrivare in una situazione dove mamma e papà si amano molto, sono in sintonia e non fanno l'amore solamente per farlo volto alla procreazione. Sono sicura che il nostro fagottino arriverebbe più felice se sapesse che la loro mamma si nutre bene, che la loro mamma si prende cura di se stessa, perché assolutamente deve rispondere a tutte le mail che adesso il mondo così simile. Io credo dobbiamo un attimo riappropriarci un pochino di più di ciò che siamo, e questo passa per forza anche dall'analizzare ciò che ci ha fatto male in passato. È un karma, credo, alla fine è un percorso, no? Io, come vi dicevo, so che ho avuto dei problemi con mia mamma, so che è un nodo che ancora mi fa male e io devo sciogliere questo nodo se voglio dare a mio figlio una mamma serena, una mamma felice, una mamma che non abbia paura di essere mamma perché ha paura di ripetere degli errori che ha fatto magari la sua mamma non volontariamente in passato. E poi gli errori si sa, li fanno tutti, no? Ci stanno. Però forse da figlia è più difficile accettarli, metabolizzarli e farli, insomma, andare via. Per cui, insomma, ragazze, io penso questo. Detto ciò, vi dovrò aggiornare nella prossima puntata per dirvi cosa mi ha detto la nuova ginecologa e soprattutto se decido di prendere l'appuntamento dall'iridologa. Sono molto curiosa. Il bello di tutte queste cose è che scopri un mondo di medicina alternativa che non pensavi potesse esistere, invece c'è e fa del bene. Per cui vi dovrò aggiornare assolutamente su questo.
alla prossima puntata. Cheers! Acqua di cocco, mica birra. Thank you.